Buonasera e bentrovati in questa nuova edizione del TG6. Un gravissimo scandalo riguarda Strada dei Parchi S.p.A. Oltre 26 milioni sequestrati per abuso d'ufficio, ma anche per la mancata manutenzione dei viadotti della A24, il servizio di Giuseppe Dintino. Oltre 26 milioni e mezzo tra disponibilità finanziarie, beni mobili e immobili sono stati sequestrati ad alcuni vertici di Strada dei Parchi. Sei soggetti denunciati all'apice della concessionaria autostradale e di altre due società collegate. Gli inquirenti parlano di evidente degrado delle pile dei viadotti della A24, in particolare quelli del Teramano. Nel dettaglio, l'autostrada presenta ammaloramento del calcestruzzo, danneggiamento delle canaline delle acque, grave stato di ossidazione dei ferri delle armature. È questo ciò che è stato verificato a seguito della caduta del ponte Morandi di Genova. Dalle indagini che dal 2018 ad oggi hanno interessato i 7 viadotti del Teramano è emersa la totale inadempienza, fin dal 2009, degli obblighi di manutenzione. Strada dei Parchi non ha mai provveduto agli interventi strutturali a cui era obbligata per atto concessorio. La manutenzione ordinaria sulle opere d'arte di una delle autostrade con il pedaggio più costoso d'Italia è stata effettuata solo a partire dal 2018 ed utilizzando esclusivamente soldi pubblici. Così come per la manutenzione straordinaria del viadotto Temperino, che doveva essere fatta entro il 2013, ma avvenuta solo nel 2018 ed anche in questo caso con soldi pubblici. Si tratta di attentato colposo al trasporto pubblico perché, comunicano le forze dell'ordine, le prolungate omissioni hanno messo in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti. Per i reati di inadempimento di contratti di pubbliche forniture sono stati confiscati circa 5 milioni. Ma non è finita qui. Gli inquirenti parlano anche di plurime condotte di abuso d'ufficio. La legge infatti consente alle società che hanno la concessione autostradale di affidare i lavori ad imprese collegate nella misura massima del 60%. La società del gruppo Toto però ha sforato questo tetto già dal 2015 e ha continuato ad affidare i lavori alla Toto S.p.A. Costruzioni Generali, che ovviamente è sempre del gruppo Toto. E la violazione del codice degli appalti è avvenuta nonostante le numerose diffide da parte del Ministero, ma dopo tutto non è bastata nemmeno la tragedia di Genova a riconsiderare le concessioni autostradali. Per tali condotte illecite vi è stato il sequestro diretto nei confronti di 3 degli indagati e delle società collegate alla concessionaria per circa 21 milioni di euro. Torna a salire la curva dei positivi al Covid in Abruzzo, con la percentuale che aumenta di 2 punti rispetto al weekend appena trascorso. Sono 640 i nuovi casi accertati nelle ultime ore e purtroppo continuano ad esserci anche numerosi decessi. Alfredo Primante. Non si allunga lunedì il trend positivo di discesa dei contagi Covid-19 registrato sabato e domenica in Abruzzo. Infatti, nelle ultime ore è tornata ad aumentare la percentuale di positivi rispetto ai tamponi analizzati. 640 su 4.491 test, pari al 14,2%, 2 punti in più rispetto al weekend. Segno che la strada verso una discesa decisa della curva epidemica è ancora molto lunga. I nuovi pazienti Covid hanno età compresa fra i 10 mesi del più piccolo e i 100 anni del più grande, mentre i teenager sono 89, la maggior parte nell'Aquilano e nel Teramano, le più colpite dalla seconda ondata invernale. Il bilancio dei pazienti deceduti è di 18 nuovi casi e sale a 804. Le età variano dai 54 ai 93 anni, ma 5 casi sono riferiti a decessi avvenuti nelle scorse settimane e comunicati soltanto oggi dalle ASL. 672 pazienti più 8 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, di cui 71 meno 1 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 15.606 più 211 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 7.135 dimessi o guariti, più 404 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo al totale dei positivi il numero dei dimessi e guariti e dei deceduti, sono 16.349, più 218 rispetto a ieri. Intanto, entro mercoledì saranno consegnati circa 200.000 tamponi antigenici rapidi per il progetto di screening da effettuare nella provincia del
dell'Aquila che ASL 1 e Agenzia Sanitaria Regionale stanno predisponendo e che si dovrebbe mettere in campo nel fine settimana prossimo. Il commissario Arcuri ha comunicato nel pomeriggio di aver accolto in via del tutto eccezionale la richiesta avanzata dal governatore della regione Abruzzo Marco Marsilio. Ora si sta procedendo alla messa in moto della macchina organizzativa, ha dichiarato il presidente della giunta regionale, affidata alla protezione civile e al direttore Mauro Casinghini. Nel pomeriggio la ASL dell'Aquila e quella di Bolzano si sono collegate in videoconferenza per proseguire lo scambio di informazioni utili per arrivare il prima possibile a ripetere l'operazione condotta nel fine settimana appena trascorso in Alto Adige, anche in Abruzzo. L'Abruzzo negli ultimi giorni ha completato l'attivazione dei 66 posti letto di terapia intensiva previsti dal piano di riordino della rete ospedaliera Covid-19 ed è andato anche oltre. Ne sono stati allestiti 9 in più per un totale di 75 unità. Considerando i 94 esistenti già prima dell'emergenza, i posti letto di rianimazione a disposizione delle 4 ASL ora sono complessivamente 169. Al momento è occupato il 42% delle unità, 71 i pazienti Covid-19 ricoverati in terapia intensiva. Il dato è calcolato senza considerare i 29 posti letto presenti tra l'ematologia di Pescara e le cliniche private convenzionate, pure a disposizione in caso di assoluta emergenza. E un nuovo drive-in aprirà a Ortona il prossimo 25 novembre nell'area di Contrada Tamarete, già sede della Protezione Civile, a pochi chilometri dall'ospedale e dal casello dell'autostrada 14. La struttura è stata messa a disposizione della ASL dal Comune di Ortona per risolvere i disagi che l'attuale collocazione del drive-in procura alla circolazione intorno al Bernabeu a causa del notevole afflusso di automobili. La postazione sarà aperta dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 16. Per effettuare il tampone, è opportuno ricordarlo, è necessario essere in possesso di prenotazione, a eccezione di bambini e ragazzi fino a 16 anni che hanno accesso libero nella fascia oraria a loro riservata dalle 8 alle 9. Cambiamo pagina, manifestazione dei commercianti a Giulianova, esasperati dalle restrizioni dovute alla zona rossa. Alla protesta si è unito anche il sindaco Ivan Costantini. Vediamo. Avete avuto 7 mesi per fare di tutto, quindi se l'emergenza era sanitaria, ok? Come avete trovato tantissimi soldi, avete impegnato soldi per cose, per scelte effettivamente opinabili e molto, diciamo, contestabili, ma io penso che la prima cosa che avreste dovuto fare era quella di investire di nuovo nella sanità. I commercianti di Giulianova scendono in piazza. La zona rossa è devastante per la vita sociale ed economica delle cittadine abruzzesi e nemmeno il Natale, festa degli acquisti per antonomasia, sembra poter offrire una boccata d'aria ai commercianti. Non sono ancora certe le restrizioni per il periodo natalizio, ma sicuramente saranno feste inedite quelle che vivremo quest'anno. Ma se le misure anticontagio che abbiamo dovuto adottare sono sicure, si chiedono i commercianti, allora perché non possiamo rimanere aperti? Il Natale è alle porte, ma con quale speranza? Cioè, se continuamente, cioè, noi invitiamo la gente a stare a casa dopo avergli detto di indossare le protezioni, perché noi le protezioni oramai le indossiamo tutti dentro le nostre attività, le protezioni ci sono, cioè ce l'avete detto voi, le mascherine funzionano, perfetto, allora ribadiamo la responsabilità a portare la mascherina, ok, visto che voi dite che è un presidio di protezione, ok, però a un certo punto lasciateci vivere. Alla protesta si è unito anche il sindaco giuliese Ivan Costantini, che ha rivendicato le scelte estive dell'amministrazione. Io non sono un politico, non mi sono mai definito un politico e non faccio politica. Non devo difendere nessun partito, sono stato eletto civico e vengo qua e mi mischio insieme a voi, perché oggi non è tollerabile che si dica bisogna chiudere le attività e non prevedere dei ristori per le attività. Non è sostenibile, quando poi i soldi per i monopattini li hanno trovati e i soldi per le altre scemenze le hanno trovate. E se mi dite che il contagio quest'estate, come hanno detto le opposizioni a Giulianova, è avvenuto perché si è fatta movida, io sapete cosa rispondo? Che se non ci fosse stata la stagione estiva eravamo in ginocchio, eravamo in ginocchio.
Scaturiscono dai fatti accertati e dalla logica. Nelle motivazioni della sentenza con cui i giudici hanno condannato Simone a 24 anni per omicidio e 3 per la soppressione di cadavere e il padre Giuseppe a 21 anni per omicidio e 3 per soppressione di cadavere, si legge infatti che Simone nutriva un risalente e mai sopito disprezzo per la figura materna. Aveva manifestato in più occasioni uno spiccato interesse in merito alle vicende economiche che riguardavano il padre e la madre, con particolare riferimento all'assegno di mantenimento imposto a Santoleri nell'interesse di Renata Rapposelli. Oggi l'inaugurazione del GAV, il gruppo antiviolenza della Procura, uno sportello al Tribunale di Pescara per le attività investigative riguardo la violenza nei confronti dei soggetti più vulnerabili della società. Il servizio. Al Tribunale di Pescara apre oggi il GAV, il gruppo antiviolenza della Procura della Repubblica, che convoglia lo sforzo investigativo volto a far fronte agli episodi di violenza contro le donne. Si tratta fondamentalmente di un'idea che pensiamo innovativa e pilota nel mondo della giustizia, perché cerca di avvicinare sempre più il mondo problematico delle donne e delle cosiddette fasce vulnerabili alla giustizia, creando una sorta di intermediazione tra le forze dell'ordine che sono direttamente sul territorio e la procura, perché vi sia un'interlocuzione diretta. Il gruppo è costituito infatti da forze dell'ordine specializzato nel settore, si sono scelte persone esperte nel campo, prese sia dalla polizia che dai carabinieri. È un gruppo molto coeso che cerca in qualche maniera di far sì che tutte le indagini che vedono la presenza di parti offese vulnerabili, in particolare donne, si sentano vicine alla giustizia, non altro dalla giustizia, non vedano la giustizia come qualcosa di distante e difficile da raggiungere, ma che vi sia un immediato ricorso alle forze dell'ordine, che hanno un immediato rapporto, per quello la necessità col magistrato, per quello la necessità e l'opportunità di istituire questo centro proprio all'interno degli uffici del Tribunale. Quello della violenza contro le donne, definite soggetti fragili e vulnerabili, è un fenomeno ben lungi dall'essere sradicato, sintomo di una cultura patriarcale ancora troppo diffusa nella nostra società, e le misure restrittive imposte causa pandemia, come la convivenza forzata che offre meno occasioni per chiedere aiuto, hanno anche inasprito gli episodi di violenza, sopraffazione e umiliazione da parte degli uomini nei confronti delle donne. E la pandemia forse in alcuni casi più che aumentare i numeri ha inasprito le situazioni che erano già degradate, difficili. Queste convivenze forzate forse hanno, e non ultima la crisi economica, ha sicuramente reso chi è già vulnerabile ancora più vulnerabile. E quindi il problema è proprio la difficoltà delle donne di avere una coscienza della loro fragilità e la consapevolezza di poter essere tutelate effettivamente. Ad ogni modo, anche dopo aver chiesto aiuto a parenti, alle persone fidate o alle varie associazioni e cooperative, quella di denunciare alle forze dell'ordine rimane una libera scelta della donna. La Commissione Pari Opportunità della provincia di Teramo e la consigliera delegata alle Pari Opportunità Beta Costantini questa mattina hanno presentato l'iniziativa organizzata in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne il prossimo 25 novembre. In collaborazione con i centri commerciali Gran Sasso, Val Vibrata, Universo e La Torre, e grazie alla donazione della Disante Mobili di Teramo, nei prossimi giorni saranno distribuiti adesivi e mascherine che faranno conoscere il centro antiviolenza della provincia, La Fenice. Subito dopo il lockdown si è registrata una impennata nella richiesta di aiuto, anche per questo gli adesivi saranno apposti nei centri commerciali, uno dei luoghi dove è probabile che le donne siano da sole e libere di telefonare. Vediamo.
La Commissione per le Pari Opportunità della provincia di Teramo presenta oggi una nuova campagna di sensibilizzazione contro ogni violenza di genere dal titolo Chiamaci, che inizierà il 25 novembre proprio in occasione della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Questa nostra campagna consiste nell'aver realizzato un grande adesivo sul quale è apposto il numero del centro antiviolenza La Fenice e che sarà poi messo all'interno dei centri commerciali e degli uffici pubblici dietro le porte delle toilette delle donne. Ecco, la fissione in questo luogo così intimo, forse l'unico dove la donna è davvero sola, potrà facilitare la diffusione protetta ed efficace di questo messaggio. Le donne in sicurezza e in facilità potranno appuntarsi questo numero, un numero che potrebbe salvare loro la vita. I partner della nostra iniziativa quest'anno sono i centri commerciali più importanti del nostro territorio, il centro commerciale Gran Sasso, Val Vibrata, l'universo di Silvi e la torre di Villa Rosa a Martinsicuro. Questo perché loro sono davvero dei veicoli preziosi per poter far arrivare questo messaggio a tantissime donne. Grazie soprattutto alla famiglia di Sante, di Sante Mobili, che con una donazione ha permesso la realizzazione di questa nostra iniziativa. La Commissione per le Pari Opportunità ogni anno ha realizzato un progetto di comunicazione, siamo partiti dai cantieri della ricostruzione, abbiamo coinvolto le farmacie, il mondo dello sport e quest'anno i centri commerciali, ma il nostro obiettivo è sempre lo stesso e l'unico, cioè far conoscere l'esistenza del centro antiviolenza La Fenice sul nostro territorio e soprattutto far conoscere alle donne i suoi servizi anonimi e gratuiti. Come famiglia di Sante siamo lieti di sostenere questa iniziativa che apparentemente è semplice ma che è rivelatrice di tanto lavoro che c'è dietro. È qualcosa alla quale si può contribuire facilmente, vorremmo anzi che fosse uno stimolo a partecipare in futuro alle nuove iniziative che sicuramente non mancheranno e che sono indirizzate alle donne. Il Centro Commerciale Gran Sasso ha deciso di aderire a questa importantissima iniziativa, un messaggio dedicato a tutte le donne che sono vittime della violenza, ma anche a tutte le donne che possono aiutare una donna vittima della violenza. Oggi, soprattutto in questo momento che siamo chiusi dentro casa, avere un messaggio che può uscire e raggiungere le persone che hanno bisogno per noi è importante. Ed ora lo sport. Solo giovedì l'attaccante del Pescara Raul Asensio svolgerà gli esami strumentali per conoscere l'entità dell'infortunio subito a Ferrara contro la SPAL. Dalle prime indiscrezioni la lesione c'è e potrebbe comportare uno stop anche di 2 mesi per lui. Intanto sabato servirà una reazione per la squadra che ospiterà all'Adriatico Cornacchia il Pordenone, una reazione auspicata anche dal difensore Antonio Balzano. Vediamo. Se prendi gol non vuol dire che la partita sia finita, anzi bisogna reagire e il primo tempo c'è stata poca reazione a mio avviso, a parte l'occasione della traversa e del rigore mancato. E poi nel secondo, secondo il mio punto di vista, almeno a caldo, abbiamo avuto una reazione positiva. Purtroppo avevamo di fronte una grande squadra, ne eravamo consapevoli, di sicuro è mancato e manca un po' più di cattiveria, quella che c'è stata magari nella partita precedente, che deve essere una nostra prerogativa per uscire da questa situazione, altrimenti si fa fatica. Beh, di sicuro non è la situazione adatta naturalmente per dire che la situazione è positiva, questo ci mancherebbe, se veniamo da in 8 partite ne abbiamo perse 6, c'è qualcosa che non va, questo è ovvio, però rispetto magari alle prime c'è stata una reazione da parte di tutti e c'è stato un atteggiamento diverso nelle ultime 2 partite, bisogna guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, di sicuro non tutto quello che è stato fatto oggi è negativo, nel senso comunque hai affrontato un'ottima squadra che è tra le candidate per andare in Serie A e dovevi fare qualcosa in più, questo è fuori discussione, potevi fare qualcosa in più,
però non ti hanno messo sotto per tutta la partita. Ovvio, risultato 2-0, hai perso la partita. Infatti bisogna capire dove sta l'errore e lavorare per migliorarlo. È l'unica cosa che possiamo fare, migliorarci allenamento dopo allenamento. Già da sabato dobbiamo vincere a tutti i costi una partita che già diventa importante, fondamentale quasi. Ma non penso, a livello psicologico ci siamo guardati in faccia tutti quanti e ci siamo detti tutti quanti che bisogna fare qualcosa in più, quindi a mio avviso oggi in alcuni momenti della partita è mancata quella cattiveria che ci ha contraddistinto nella partita precedente, quindi bisogna tirar fuori quella cattiveria che avevamo col Cittadella. In questo modo sarà dura per tutte e sarà molto più facile per noi, perché poi si può sbagliare, si può fare un errore, prendere gol, non è quello, fa parte del calcio, ma reagire e tenere in mano la partita, tenerla viva, è questo che fa la differenza, e questo si può fare solamente con la grinta, con la fame, con la cattiveria giusta. Senza storie lo scontro al vertice del girone C di Serie C del Liberati. La Ternana batte 3-0 il Teramo e vola a 30 punti in graduatoria. Per i biancorossi secondo stop in campionato dopo quello di Catanzaro, che chiude un ciclo terribile di 4 partite in 10 giorni. Il servizio di Ania Cantagalli. La Ternana dà il primo strappo al campionato e dopo aver battuto il Bari fa lo stesso con il Teramo. Finisce 3-0 per le Fere, che volano a più 7 in classifica proprio sul duo Bari e Teramo, ora di nuovo appaiati in seconda piazza. La Ternana è la stessa che ha battuto il Bari nell'ultimo turno di campionato, mentre Paci preferisce Mungo a Bombaggi e Bonino a Pinzauti, confermando i restanti che hanno sconfitto il Foggia. La gara si mette subito bene per i padroni di casa. Il Diavolo si fa trovare impreparato sulla chiamata di Falletti verso Partipilo, che fuori area libera il mancino ed infila Lewandowski dopo 6 minuti di gioco. Lewandowski però sarà fondamentale per evitare che il Teramo paghi altre incertezze. Al settimo esce in qualche modo al limite dell'area per fermare Furlan, mentre all'undicesimo è provvidenziale per fermare un Falletti forse troppo lezioso in piena area di rigore. In mezzo c'è anche un'occasione potenziale per il Teramo. Diachité, tra i migliori del primo tempo, apparecchia un bel cross per Bonino, anticipato da Boben in angolo. Al 31esimo l'occasione migliore per il Teramo. Tentardini crossa verso Bonino, che di testa tutto solo spedisce al lato. L'episodio fa svegliare la Ternana. Vantaggiato gira di testa un cross di Defendi al 33esimo, con palla che finisce fuori di pochissimo. La Ternana sembra iniziare di personalità alla ripresa e dopo 5 minuti Soprano ferma con un braccio un cross di Palumbo. L'arbitro non ha dubbi vedendo il movimento del difensore del Teramo, che viene anche ammonito. Dal dischetto Falletti trasforma e raggiunge Partipilo a quota 7 reti in stagione. Vantaggiato poco dopo in rovesciata prova la via del Tris con Lewandowski pronto. La gara del Teramo si chiude idealmente con l'occasione che capita dalle parti di Mungo al 15esimo. Paci fa infatti entrare in campo Bombaggi per Costa Ferreira. L'ex Pordenone entra in qualche modo nell'azione che porta Mungo al tiro, ma Iannarilli si oppone chiudendo lo specchio al giocatore del Teramo. Al 20esimo la Ternana va vicina al terzo gol con Damian, che chiama la respinta a Lewandowski. Falletti raccoglie ma spara fuori. Al 26esimo Partipilo non arriva a raccogliere sul secondo palo un cross dalle retrovie. Triste dei padroni di casa sarà al 29esimo. Il Teramo si allunga, la Ternana riparte velocemente, Falletti chiama al tiro Damian e questa volta sulla ribattuta di Lewandowski ci pensa Torromino a chiudere la contesa. Il Teramo incappa così nel secondo stop in campionato e dovrà adesso rinunciare a Dilari, ammonito e già in diffida, per la gara di domenica prossima a Francavilla-Fontana contro la Virtus. La partita io credo che ce la siamo giocata. Quindi è uno step importante per il nostro processo di crescita, perché rispetto magari a Catanzaro siamo stati più in partita. Poi è inevitabile che se vieni e ti giochi la partita e concedi qualche metro in più, una squadra così forte subisci. E quindi è stata questa la partita. Potevamo secondo me in qualche occasione riaprirla, ma bisogna ammettere che eravamo al cospetto di una squadra forte, con gran potenziale e che aveva un vantaggio fisico su di noi. L'unico dispiacere è che ci siamo giocati questa partita in condizioni fisiche non ottimali, perché venivamo dalla quarta partita in 10 giorni e competere con una squadra così forte è dura.
Forse se anche noi avevamo avuto una settimana forse ce la saremmo giocata meglio questa partita, ma rimane il fatto che comunque la Ternana è una squadra forte, allenata bene, e bisogna solo fargli i complimenti. Loro bisogna riconoscere che è una squadra forte e era più fresca fisicamente di noi stasera, e quindi riconoscendo questo, no, ci sono stati questi due episodi che un po' hanno spaccato la partita. Non sono stati questi gli episodi che hanno indirizzato la partita, ma è inevitabile che se prendi gol subito così, poi la partita si incanala nella loro direzione, e quindi questi due episodi, quelli che hai citato tu, sì, hanno un po' diretto la partita secondo dei loro dettami. Mi dispiace perché onestamente dopo i primi 10 minuti noi eravamo in partita, eravamo tenevamo bene il campo, quindi magari se non aver preso quel gol, oppure se avessimo riaperto la partita, magari raccontavamo un'altra storia. Non è stato così, si va avanti in maniera molto convinta. Abbiamo sprecato il 2-0 troppe volte, anche in maniera secondo me folle, perché siamo arrivati a un metro dalla porta e noi siamo riusciti a non calciare prima per voler driblare il portiere, Palumbo per voler driblare l'ultimo difensore, e non abbiamo chiuso la partita, o comunque non abbiamo fatto il 2-0, e poi ovviamente abbiamo dato la possibilità al Teramo di riorganizzarsi, e in un paio di situazioni diciamo abbiamo anche rischiato. La classifica, se fossero stati 7 punti con le stesse partite giocate, già poteva essere non sicuramente una fuga, ma già poteva essere diciamo un distacco abbastanza significativo, ma con una partita in più da giocare. Io lo so che voi cercate i titoli, ma io non ve li do, perché bisogna tenere le mani sul manubrio, la testa nel calermato e volare bassi. Io direi anche testa e palle alla Vibonese, perché sicuramente sabato troveremo un campo pesante, dove già giocheranno mercoledì contro un'altra squadra, quindi probabilmente lo troveremo in non perfette condizioni, andremo lì e probabilmente, stando alle previsioni, dovremo fare una battaglia. Vediamo se abbiamo nelle corde anche questo tipo di partite, quindi ascoltate uno scemo, voliamo bassi. Ora la serie di 5 gol è primato, seppur provvisorio, in classifica per il Notaresco, che regola l'Aprilia grazie alla doppietta di Banegas e alle reti di Gallo, Marchionni e Dos Santos, il servizio di Paolo Renzetti. Dopo un mese di stop forzato, il Notaresco torna in campo e lo fa in maniera fragorosa grazie al successo per 5-0 ottenuto a spese dell'Aprilia dopo 90 minuti ricchi di emozioni. Per la formazione del presidente Di Giovanni, il primo posto in classifica diventa realtà in attesa dei recuperi. I padroni di casa in maglia bianca partono con la voglia di prendere subito in mano le redini del gioco, ma è la formazione laziale a far correre un brivido ai locali, con Shiba che sbroglia la matassa con una respinta. Ben messa in campo la formazione ospite, con la velocità dei suoi avanti crea infatti problemi alla difesa abruzzese. Al 16esimo Olivera ha un guizzo e mira all'incrocio con il portiere del Notaresco, che spedisce il pallone in angolo. Passano 2 minuti e arriva però il vantaggio dei padroni di casa con Banegas, che riceve palla e dai 20 metri con una conclusione velenosa mette la sfera alle spalle di Manasse. La reazione degli ospiti è furibonda, con Olivera che al 21esimo a botta sicura calcia verso Shiba con il portiere del Notaresco strepitoso nella respinta. Gara che non lascia un attimo di respiro, visto che al 22esimo c'è un contropiede locale con Dos Santos che scalda le mani a Manasse, che riesce a respingere. Al 25esimo Aprilia in 10 per il rosso diretto a Camarà, che scalcia Banegas a gioco fermo. Grossa ingenuità per il giocatore africano, che lascia così in inferiorità numerica la sua squadra. Il match continua con grandi emozioni. Al 28esimo infatti l'Aprilia pareggia, ma la rete di Noman viene annullata per fuorigioco. Ma la squadra di Massimo Epifani è mortifera, perché alla mezz'ora, sugli sviluppi di un angolo, trova il raddoppio con Gallo, che dopo una torre di Banegas se non sbaglia segnando la rete del 2-0. Festa grande per i rossoblù, che vedono ora il match in discesa con gli ospiti in 10 e con 2 reti da recuperare.
per la formazione laziale. Il 2-0 notareschino, una mazzata, visto che stenta la squadra di Galluzzo ad abbozzare una reazione, chiedendo poi al 36esimo il rigore per una caduta in area di Bosi dopo un contrasto con Sorrini. Poi gli ultimi minuti di tempo, il doppio fischio di Vailati di Crema che manda le squadre negli spogliatoi. La ripresa degli abruzzesi è a dir poco micidiale. Al primo minuto arriva infatti il tris con la rete di Banegas, che mette la palla ancora alle spalle del portiere ospite. Notaresco sazio, neanche per idea, visto che con i laziali ora in barca, la formazione di casa trova al sesto minuto il poker con Marchionni, che davanti al portiere laziale non sbaglia per il 4-0 dopo un ottimo assist di Banegas. C'è gloria anche per Dos Santos, che al decimo minuto se ne va sul filo del fuorigioco, andando a segnare la rete del 5-0, che rende davvero di grandi dimensioni la sconfitta dell'Aprilia, che ora è in barca e che rischia anche di subire la sesta rete al 27esimo con il gol divorato dal neoentrato Cesari davanti a Manasse. Poi più nulla, con un po' di nervosismo nel finale per gli ospiti ed il triplice fischio finale del direttore di gara, che certifica il primato del notaresco. Il campionato è ancora lungo, ma la formazione di Massimo Epifani può davvero sognare. In chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione replay di Enrico Rocchi per parlare del difficile momento del Pescara dopo la sconfitta di Ferrara. Ospite sarà il team manager biancazzurro Andrea Gessa. Il TG6 invece torna con la terza edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.